spazieren, darum können die zwei Frauen das so. Und Alberto ist schon etwas älter, er mag nicht mehr so gut laufen. Und er ist jetzt eine Stufe weiter und er wird Ihnen zeigen, er bleibt stehen. Der Spieler gibt Ihnen eine Nummer hier auf dem Platz, wo er die Schafe hintreiben muss. Und der Hund wird alle Kommandos ziemlich sicher annehmen. Adesso vedete Alberto che è un gradino superiore della preparazione, vedete come invece di spostarsi con le pecore lui può rimanere fermo o appena accompagnare e il cane condurrà le pecore senza il suo aiuto, da solo, seguendo i comandi che Alberto gli sta impartendo con il fischietto. Si utilizza il fischietto perché quando il cane deve lavorare a grandi distanze non potrebbe sentirci con la voce. Vedete che la conduzione viene sempre effettuata mantenendo un passo più possibile tranquillo. Adesso Alberto, per favore, le facciamo passare il numero 10. Ok, partite. Adesso è importante che riusciamo a fare passare tutte le pecore attraverso il numero 10. Adesso vediamo che Quid, un cane di 9 anni, è lui che ha partecipato ai campionati del mondo, lavora in modo da fare sì che tutte le pecore guardino nella stessa direzione per fare in modo che si muovano tutte tranquillamente e vadano a passare al numero 10. Perfetto, un'esecuzione magistrale. Vedete che Alberto non fa assolutamente nulla per aiutare il cane se non indicargli il lavoro che deve fare. Adesso Alberto, le facciamo ritornare verso di te e passiamo nel numero 7 che è laggiù. Questo è più difficile perché Alberto non vede di fronte l'ingresso della porta numero 7, quindi siccome devono passare orizzontalmente rispetto a lui, deve essere più bravo e più rapido nel dare l'indicazione al suo cane per farle passare attraverso la porta. Complimenti! Qui si vede tutta l'esperienza che hanno Alberto e Quid. Vedete che rispetto ai due cani che abbiamo visto prima, che vi hanno fatto vedere come il border collie naturalmente abbia l'istinto di riportarci le pecore, qui il cane di Alberto ci fa vedere che gli si insegna in seguito a spingerle anche via rispetto al conduttore. Fischia i comandi al suo cane e l'altrettanta rapidità con cui Quid esegue la precisione che ha nel lavorare. Adesso Alberto farà già nella classe 3, che è il livello più alto delle competizioni dei cani da pastore. Ecco Jimmy, questa è la ricerca. Il cane deve andare a recuperare le pecore senza disturbarle, prendendone possesso con tranquillità e riportandole al conduttore. Voilà, già fatto. Thank you.
Allora Alberto, continua su e poi torniamo indietro nella porta 18, però la prendiamo al contrario, davanti a te. Esatto. Ok, si prepara, facciamo girare le pecore. Perfetto. Per i bambini. Riprova, riprova. Ripetiamo il passaggio. Sudafricani, se tu cosa vas? Ah, super, England, Stuhl. Nein, das ist wirklich das Fantastische an diesen hochintelligenten Hunden, die das fertig bringen, unsere Sprache in ihre Bewegungen umzusetzen. Und dieses Verhalten, das immer schleichen, nicht stellen. Vediamo un po'. E adesso è tutta un'altra cosa. Fate molta attenzione, vedete che i cani reagiscono a diversi comandi che gli dà Alberto, se non si uccide. I due cani sono addestrati con dei comandi differenti proprio per poter lavorare insieme. Quando Alberto parla con un cane, l'altro non fa nulla e aspetta.